Tutto qui? Tutto qui. Per favore, carichi questo. È quello che ho trovato nei vecchi cinegiornali, salvo una piccola aggiunta. Quando siete pronti potete andare avanti, va bene? Stiamo caricando. Non c'è sonoro, è roba che non è mai stata utilizzata. Anche questa per motivi tecnici. Siete pronti? Partiamo subito. Lei lo sa com'è successo? Io mi limito a tagliare e incollare pellicola, non mi interessa la vita dei nostri santi. Grazie, signori. Ma forse, forse sa che fine ha fatto. Questo lo verremo a sapere dalla sua tesi di laurea. Ho visto quel film su Birkut, costruiscono la nostra felicità. Penso che dovrebbe conoscerlo, signor Leonard. E come se lo conosco? Naturalmente, l'ho fatto io. Ma se era di Burski la regia? Lui era il regista e l'ho anche montato, per quello che ne so io. Ma sa quanti anni sono passati? Lei non sa forse che gli hanno dato anche un premio allora? Ma è roba antica, roba che risale a 24 anni fa. Vorrei incontrare il regista. Ottima idea, signorina Agnieszka. Il signor Burski ama aiutare i giovani talenti. Ah! Oh mio Dio! Non sa se adesso è a Varsavia? Che cosa? Torna proprio oggi dall'estero, da qualche festival. Ho sentito che dei colleghi sono andati a riceverlo all'aeroporto. Benissimo. È utile ascoltare la gente. Cosa c'è che non va, signor Leonard? Ha l'aria così triste? Beh, se vuol saperlo, signorina Agnieszka, sono un po' preoccupato. Vorrei poter lavorare ancora un po', capisce? E sento che questo sarà il mio ultimo film. Ho perfino fatto un esposto scritto al ministro, domandandogli l'autorizzazione di continuare a lavorare e di andare avanti facendo questo mio mestiere. Ma fino ad ora non ho ricevuto nessuna risposta. Siamo pronti. Su, non si preoccupi, signor Leonard, andiamo. Ah, non faremo le riprese col cavalletto, va bene? Soltanto con la macchina a mano e col grandangolare. No, ha visto lei l'ultimo film americano? Ecco, proprio così, in quel modo, ha capito? Buongiorno. Per lei, maestro.